Ciao a tutti, chi ti dice ti amo da morire significa che non ti amo. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, le persone che ti dicono ti amo da morire, non richiesto, diciamo così, significa che non ti amano, perché la parte logica nega quello che la parte emotiva afferma e viceversa. La parte emotiva nega quello che la parte logica afferma. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Se a cena con un uomo e questo sente l'esigenza di dirti: cara, ti amo tanto, sono veramente innamorato di te, significa che non ti ama. Oppure se ti dice: cara, io sono un uomo fedele, significa che se vi metterete assieme, inizierete una relazione, quello che è, ti farà mancare di tutto, ma l'unica cosa garantita saranno le corna. Perché l'affermare una cosa è l'ultimo sprazzo di vita, diciamo così, della parte logica per affermare il suo potere che non ha. Quindi la nostra parte logica afferma delle cose perché ha delle cose che mancano, perché non riesce a gestire la situazione. E allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che se una persona afferma una frase del genere, vuol dire che emotivamente si sente impotente, che logicamente si sente impotente e la parte emotiva sta prendendo completamente il sopravvento. Quindi, se tu vuoi ottenere dei risultati nei confronti di questa persona, c'è un'unica cosa che devi fare, che è quella di dargli emozioni. È quella di andare a capire rapidamente quali sono i suoi turbamenti e somministrare emozioni. È come se ti dicesse: guarda, io sono privo di emozioni. Se tu vuoi tenermi e vuoi che ti ami veramente, devi darmi delle emozioni. Allora, dove andare a pescare quelle emozioni? Beh, puoi scoprirlo dal linguaggio non verbale, osservando i segnali che la persona dà. Tu devi parlare di vari turbamenti, come ad esempio parlare di abbandonite. Puoi fare delle affermazioni indirette: sai che un mio collega è stato abbandonato dalla moglie, e se noti che lui o lei su abbandono dalla moglie si dà un si accarezza i capelli, ovviamente devi creare una situazione simile, no? Quindi se lui è maschio sarà il collega abbandonato dalla moglie, se invece ti rivolge una femmina sarà lei abbandonata dal marito. Se tu noti che sul termine abbandono la persona ti dà un segnale di gradimento, tipo accarezzamento di capelli o altro, significa che lì quella persona è stata, diciamo, che quella persona in quel momento lì è stata coinvolta, cioè si coinvolge sull'abbandono, quindi un'emozione che puoi andare a somministrare è proprio l'abbandono. E dici: ma perché devo somministrare l'abbandono? Perché se tu somministri l'abbandono la fai innamorare, ti amerà veramente, diciamo così, l'affermazione dell'amore sarà vera. Perché la parte emotiva sarà coinvolta. Più che amore possiamo parlare di coinvolgimento, in realtà l'amore è qualcosa di più complesso, però possiamo comunque parlare di coinvolgimento. E cose di questo genere, poi a livello comportamentale, si possono verificare anche a livello comportamentale, ad esempio variando la prosemica avanti e indietro, puoi capire se una persona teme l'abbandono, teme il rifiuto, che cosa teme, insomma. E utilizzando varie tecniche comunicative, che comunque trovi nei vari video che ho fatto anche sul canale Felicità Benessere per quanto riguarda la comunicazione non verbale, tu puoi capire se devi utilizzare abbandonite, se devi utilizzare sensi di colpa, se devi utilizzare disistima, se devi utilizzare la paura del rifiuto, la paura del giudizio, la paura del rifiuto, la paura di essere svergognato, la paura di essere controllato, manipolato. Insomma, quale emozioni dare? Però la cosa fondamentale è che devi capire che devi dare delle emozioni, altrimenti rischierai di veramente di essere lasciato. E questo capita molto spesso. Ci sono persone che dicono: ah sì, fino a ieri mi diceva che mi amava e oggi mi ha lasciato. E proprio per questo motivo è normale che succeda. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.